Rosa che fa, arranca? Si mette a dieta, che se le viene un infarto io non la opero. Sai, Tommaso, ho pensato a tutti i momenti belli che abbiamo passato insieme negli ultimi 10 anni. E allora? Non me n'è venuto in mente uno. L'altro giorno ho visto un documentario sulle amebe. Ci sono alcuni esemplari che hanno una vita più attiva della sua. Domani parto. Non avevi l'esame. Pensavo di lasciare medicina. Ho deciso di entrare in seminario e diventare sacerdote. Un figlio prete. Sarebbe come fare l'arrotino, lo zampognaro. Io non lo voglio, un figlio zampognaro. Dimmi, papà, veloce. Riesci a capirci qualcosa tu? Adesso, papà? No, perché mi sono scaricata Gesù di Nazareth e mi sta prendendo tantissimo. Il film di Zeffirelli. Ah, l'hai visto? Non mi dire il finale. Ha organizzato tutto Don Pietro. E insomma, ogni volta che Gesù andava dai discepoli, quelli... Forte sto prete. È venuto carino, no? Ma è lui. Il prete è una copertura. Quando lo scopro, lo sputtano con mio figlio. Il problema è risolto. E come fai? Lei venerdì dovrebbe far finta di essere mia moglie. Professore, ma che dice? Mi scusi, Don Pietro. Io sono disperato. Ho un fratello ritardato. Sì, per mia moglie, a volte mi picchia. E come sto andando? Sto pensando di ammazzarmi. E beh, mi sembra minimo. Senti, papà, ti volevo presentare un mio amico. Tommaso. Scusa, che ti ho piato? Io conto fino a 3 e poi l'appendiamo là. 1! 2! Meglio? Ah no. Bene, vai. Tu devi essere contento per questo dolore. Vuol dire che il signore ti sta mettendo alla prova. Ma vaffa! Buona serata! E com'è fare il prete? Ma, ti dirò, questa rottura di palle te l'avrò di domenica. Ma sto scherzando!